Un Abruzzo stanco e rassegnato dopo 5 anni di non governo è un Abruzzo che merita di essere riportato nel futuro, e per riportare questo Abruzzo nel futuro c'è bisogno di persone che sappiano amministrare, che sappiano gestire. Per questo sono felicissimo di essere qui oggi a fianco di Giovanni Cavallari, che porta come prima dote, oltre che il bagaglio elettorale, come è stato già detto, oltre che l'esperienza in comune, io dico soprattutto un'esperienza di amministratore. Dobbiamo risolvere tantissimi problemi e dobbiamo immaginare un ruolo per l'Abruzzo e per Teramo che possa dare delle concrete aspettative ai giovani teramani, ai giovani abruzzesi, di poter realizzare qui il loro progetto di vita, di poter trovare delle opportunità. Dobbiamo rendere l'Abruzzo ancora una volta terra di opportunità, e per questo sono felicissimo di affrontare questo impegno con persone, con candidati come Giovanni Cavallari, che possono dire molto non solo come rappresentanti del territorio, ma come persone che, conoscendo il funzionamento delle istituzioni e delle amministrazioni, possono davvero risolvere i problemi trasformandoli, cosa che Giovanni ha sempre fatto, io auspico e sono certo riusciremo a fare anche in regione, trasformarli in opportunità. Un grande rilancio che questa terra sta aspettando da troppo tempo. Io credo, diciamo, lasciamo i problemi del centrodestra al centrodestra, quello che rilevo invece è che il centrodestra sta usando un metodo, mi permetto di criticare solo quello. Una riunione romana che decide delle colonie sparse nel territorio. Noi invece con forza abbiamo voluto decidere, far decidere agli abruzzesi, far decidere alle istituzioni abruzzesi, perché il futuro dell'Abruzzo può essere scelto e deciso solo dagli abruzzesi. Non abbiamo bisogno di linee guida che vengano imposte da Roma in qualche modo. Ma sarà la prima cosa che realizzeremo, non è assolutamente illusoria, è una scelta fatta consapevolmente, sappiamo il costo che bisognerà affrontare, poco più di 29 milioni, è un costo assolutamente sopportabile in un bilancio regionale di 4 miliardi e 800 milioni, quindi non è una buttata elettorale, vuole essere una prima realizzazione concreta che risponde a tante esigenze: ricucire le aree interne con le aree più densamente abitate, rendere effettivi una serie di diritti, il diritto alla salute, il diritto allo studio, che possono essere vanificati se poi sul lato trasporti non offriamo la stessa possibilità a tutti. E poi vuole essere anche un primo passo concreto di transizione ecologica, uno spostamento del traffico dal mezzo privato al mezzo pubblico non può che fare bene anche all'ambiente. È un'operazione che faremo con assoluta certezza, questo mi sento di dirle, perché non è una buttata elettorale e di questa operazione abbiamo verificato tutte le implicazioni.